Buonasera a tutti, siamo qui praticamente a Villa Domi per un altro intervento, un'altra serata con Occhio all'Evento con Franco Cavasso e con il padron di casa, Angelo Iannelli. Grazie prima di tutto di averci invitato, per essere qui presenti insieme a tanta bella gente, a tante realtà sia televisive che personaggi, attori e tutto il resto. La distingue da altre manifestazioni. Il motivo di questa manifestazione, perché parti del sorriso? E perché abbiamo bisogno di sorridere e donare un sorriso sempre alle persone meno fortunate. Ma la cosa più bella è che noi viviamo un momento in questa società dove si corre, c'è egoismo e non si sorride più. Nei volti della gente è solo la tristezza. Allora, visto e considerato che tutti mi chiamavano e mi chiamano l'ambasciatore del sorriso, ho organizzato un premio, l'ambasciatore del sorriso, ho detto perché non creare una festa dove si sorride ma soprattutto si dona qualcosa ai ragazzi meno fortunati. E il sorriso è la cosa più importante al mondo perché ti dona felicità. Quindi in realtà è una manifestazione al quale ci riporta col passato indietro alla non tecnologia, che in realtà sta rovinando il rapporto interpersonale tra persone, tra amici, tra tutte le realtà che possono sembrare poco umane, ma in realtà stanno diventando tutte tecnologiche. Ecco, hai detto una cosa giusta, il Parti del Sorriso è un laboratorio di emozione, un'aggregazione sociale dove stasera ognuno riesce a guardare negli occhi degli altri, ma soprattutto riesce a sorridere, a donare gioia. È questo che noi manca, la gioia. E quindi stasera si vede nei volti della gente la voglia di sorridere, la voglia di volersi bene. Quindi ritornare al vecchio rapporto umano tra persone e persone, credere nei valori che portano a emozioni, a cose che in realtà che noi consideravamo in un certo modo nel passato, che ormai oltrepassate con le tecnologie, sta a noi riportare il sorriso sui bambini dando quelle sensazioni e quelle emozioni. Ottimo, ottimo. E dai bambini che bisogna iniziare con il sorriso, ma la cosa bella è che questa serata è una piccola notte bianca, è un insieme di culture, abbiamo percorsi d'arte, balli, abbiamo canzoni, tamorriate, degustazioni, moda, quindi la cosa più bella è che stiamo insieme per una bella serata, forse una delle più belle che vive Napoli. Quindi un cocktail di emozioni, un cocktail di ritorno al passato e non al futuro. Quindi stasera vedremo sfilate di moda, cabarettisti, cantanti, personaggi di un certo spessore, e penso che questi eventi siano... Sembra più un festival degli artisti, perché sono 400-500 artisti, guarda quanti ne sono, che anziché una festa normale. Quindi la cosa bella è che gli artisti hanno bisogno gli uni degli altri di vedersi e di essere uniti. Quindi ci uniamo anche noi come Occhio all'Evento a queste emozioni da portare avanti, da far ritornare al sorriso a chi non può e chi non può esserlo, e nello stesso tempo siamo sempre con voi e con il nostro sorriso. Occhio, Occhio all'Evento. All'evento, a voi. Grazie a Angelo Iannelli qui da Villa Domi e continuiamo il nostro percorso con il padron di casa. Andiamo, seguiteci. Continuiamo qui, continuiamo a trovare degli artisti. Ecco qua Nadia Basso, anche lei qui presente con Maurizio Fontanella, altri personaggi che ci stanno tutti insieme qui per... Anando Varriale, stanno arrivando Diego Moreno, sembra un festival degli artisti. Un paniere di emozioni, ognuno lo esprime nelle sue modici modelle, ognuno è venuto qua con un motivo, quello di donare un sorriso. Allora noi continuiamo nel percorso, perché penso che di sorrisi ne avrai tanti, perché organizzare una manifestazione del genere non è da tutti, ma è per tutti, per coloro che non possono donare un servizio. Grazie. Grazie a te, ciao, ciao. Eccoci qua, continuiamo il nostro percorso attraverso questa splendida manifestazione di Villa Domi per il Parti del Sorriso, una manifestazione che avrà un seguito a livello di media, a livello di evoluzione per questa iniziativa fatta sul mondo napoletano e quindi con la partecipazione di tanti artisti, come abbiamo già presentato prima sia Maurizio Fontanella sia Nadia Bassa. Oggi, stasera vediamo quella che in realtà è la sensazione nell'esprimere con la pittura ciò che rappresenta il proprio essere. Abbiamo qui Nadia Basso. Ciao Nadia, entriamo. Buonasera a
tutti. Sì, per parlare di sorriso, di parti del sorriso, io ho scelto due quadri su Totò, che è un personaggio napoletano della nostra cultura, che io amo tanto in modo particolare, è uno degli attori più grandi che esistano. Ho scelto due immagini anche un po' romantiche, quindi comunque sono due coppie, quindi simboleggiano comunque un momento di tenerezza, di romanticismo e di amore, perché no, abbiamo bisogno sempre di amore e soprattutto di delicatezza verso le donne. Totò simbolizza... penso scusa se ti interrompo, penso che il massimo del sorriso è Totò. Totò col suo sorriso esprimeva ciò che era la realtà, la gioia di essere nelle problematiche, nelle cose gioiose della vita, ma nello stesso tempo esprimeva la sua arte di interpretare ciò che era la comicità napoletana. Qui abbiamo due dei quadri, che sono uno più bello dell'altro, complimenti, che sono molto espressivi, nello stesso tempo sono molto rappresentativi, perché Totò era un grande amatore di donne, diciamo le più belle donne dell'epoca, anche se non era un grande uomo come altezza, come fisicità. Le donne lo amavano perché lui aveva un'eleganza. Aveva un'eleganza e un comportamento da gentleman e quindi le donne capivano questo, vanno al di là di quello che può essere un semplice aspetto. E lui con la sua signorilità conquistava tutti e tutte. Quindi con questi due quadri sei presente qui a questo party del sorriso per dire che cosa? Allora, intanto per celebrare Totò a 120 anni dalla sua nascita, quindi è un anniversario importante, a simboleggiare il sorriso, perché Totò ce ne ha dato tanto di sorriso e ce ne dà e ce ne darà sempre, e a simboleggiare anche l'amore decisamente tra un uomo e una donna e l'amore verso l'umanità. Quindi andiamo avanti con l'arte, con la pittura e ciò che ci fa avere un sorriso giornaliero. Sì, e oltretutto bisogna anche ricordare che Totò è stato sempre generoso nel dare, aiutando chi aveva bisogno e senza neanche farlo sapere. Queste cose le abbiamo sapute dopo, perché lui aiutava ma di nascosto, quindi nel modo classico, nel modo più giusto, nel modo più bello, senza... Da gentleman che era. Sì, esatto. Grazie Nadia Basso, proseguiamo il nostro percorso con un'altra grande artista che è presente al Party del Sorriso, Maurizio Fontanella. Buonasera a tutti. La tua presenza qui simboleggia l'arte napoletana nella sua espressione, nel suo modo di essere donna, perché vedo che nei tuoi quadri la figura primaria è la donna e nello stesso tempo che cosa succede? Succede un'espressione che tu vuoi trasmettere delle emozioni, cosa? Ma in genere ci sono anche... molto spesso la madre col bambino, quindi una maternità, il rapporto tra la madre e il figlio, insomma sono molto attirato dalla presenza materna, diciamo, nei quadri che faccio. La rappresentanza del sorriso? Sì, appunto, come dicevo, vedi per esempio sia questo che si chiama Passeggiata a Mare Chiaro e sia questo qui che si chiama Passeggiata a Casa del Volturno, è presente la madre col figlio, quindi il sorriso della madre che guarda il figlio e che quindi praticamente rappresenta un po' il sorriso per antonomasia praticamente. Poi questa sera ci troviamo qui in questa splendida villa attrezzatissima per gli eventi, bellissima veramente, non c'ero mai stato, la prima volta che ci sono, è veramente eccezionale. Dal padrone di casa ci ha dato l'opportunità di poter ripetere questa nostra presenza in questa splendida location e quindi con l'arte dei pittori, con l'arte degli artisti del cabaret, con gli arti della moda. È il sorriso che conta, perché penso che nella vita, nella quotidianità, il sorriso dà la forza di andare avanti. Diceva Tonino Guerra, che era uno scrittore, era anche sceneggiatore insieme a De Sica, in molti film di De Sica, eccetera, il sorriso
è il sale del mondo, diceva Tonino Guerra. Comunque io ringrazio innanzitutto che ci hanno dato questa possibilità in questo luogo stupendo, e l'arte qui si addice in questa splendida villa settecentesca, l'arte capita proprio a puntino secondo me. Quindi noi ti auguriamo un proseguo di questa esposizione con un aumento delle tue esposizioni attraverso i circuiti, e alla prossima opportunità. Maurizio Fontanella. Grazie, grazie a tutti. Nel cammin di nostra vita, come diceva qualcuno tanto tempo fa, si cammina in mezzo a questo bel viale di Villa Domi e si fanno anche degli incontri molto particolari con dei prodotti particolari campani, prodotti di eccellenza. Per l'appunto, io che sono astemio, è il prodotto ideale per gli astemi, o sbaglio? Qui abbiamo il titolare, il signor Enrico Foti, che rappresenta l'azienda. Sì, sono il fondatore e titolare dell'azienda Mellis, che non è altro che il mio sogno adolescenziale. Io vengo dalla provincia di Salerno, entroterra, quindi siamo nel Cilento, e produco le fragoline biologiche, le trasformo tutte in questo fantastico liquore fragolino, che è un doppio utilizzo, può essere bevuto a fine pasto insieme al dolce, oppure miscelato ad un buon prosecco diventa un ottimo aperitivo. Quindi io che sono astemio intanto assaggio. Le fragoline sono la fine del mondo, l'alcol avrà i suoi effetti. Dato che noi sponsorizziamo anche il Goji italiano, mangeremo Goji italiano per togliere l'effetto alcol. Quindi perché la sua presenza qui? Stasera è una serata importante, quindi sulla solidarietà, e niente, ho avuto questo invito e per me è un grande onore partecipare qui in Villa Domi per questo evento solidale. Quindi il party del sorriso fa parte anche dei prodotti, perché la Campania è l'arte del sorriso, la gioia di vivere e di viverla giornalmente con un sorriso sulla bocca. Sicuramente, quindi è importante anche questo, promuovere queste iniziative anche con gusto, diciamo, facendo promuovere anche le eccellenze, facendo degustare anche questi prodotti tipici. Spero di non finire il percorso con tante fragoline. Comunque grazie per il suo intervento e un sorriso. Grazie. Il Premio Nazionale del Sorriso e le voci di Napoli, il Festival dei Giovani Talenti. Questi grandi eventi sono stati tra i più seguiti a livello nazionale e quindi ci siamo riproposti per questo ulteriore evento ricco di emozioni. Ci siamo presentati. È vero, presentiamoci. Abbiamo qui la bravissima giornalista Emanuele Gambardella. Facciamo un applauso. Angelo Iannelli. Grandissimo Angelo Iannelli, organizzatore, ideatore, ambasciatore del sorriso, sempre attivo sulla sociale, la solidarietà ed anche attivo sulla moda. Lo vediamo a prego perché, no, vero Angelo? Allora, se c'è Mimmo Contessa in padrone casa, sia, altrimenti lo chiamiamo dopo, allora facciamo un applauso a Mimmo Contessa per questa bellissima location.
Ricordiamo ancora che l'Accademia Miami Aua corsi, corsi di alta moda, corsi sposa, corso ricamo, portamento, fashion design, modellistica, alta moda, uomo e camicia. Vogliamo però qui Maria Mauro, dove Maria, è Maria con tutte le modelle, dove sono? Vediamo a un primo, una rosa, una di voi. Ecco qua, c'è una con tutti qua, una foto. Devo, qua. Maria, ecco qua. Applausi alla nonna Maria.
la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi vida. Somos y al ritmo como lo tiene, a como se caca de piel. El mundo nos quiere, me quiero y toda mi vida. Somos y al ritmo como lo tiene, a como se caca de piel. La música los tiene fuerte bailando y se baila así. Thank you.
Oh,
Milano, con tutto lo staff. Voi siete le mie presentatrici storiche, giusto? Mi portate fortuna. Che adulatore. Un applauso a Ciro Scialò. Guardate quanto è bello. La forza del sorriso è tanta. Grazie Ciro. Ok, andiamo avanti, non voglio perdermi in chiacchiere, vediamo un po' tanti volti conosciuti, tanti volti. Vieni qua, qual è l'emittente televisivo? Campania Felix, eccolo qua. Ti presenti? Franco Capasso, un applauso! E ancora Gino La Gatta, lui è un grande fotografo. E ancora un regista, ultimamente abbiamo fatto appunto uno spettacolo insieme, il regista Nando De Maio. E con lui l'attrice, ti presenti da sola? Attrice. E abbiamo direttamente da Rai 2 il cantante Diego Moreno. Angelo, e vedo ancora tanti volti, un fotografo ufficiale da tanti anni con me, Giuseppe Moggia. Grazie Giuseppe Moggia. Direttamente dall'Unicef, Ettore Nardi, facciamo un applauso, un grande. E poi la fidanzata, e permettetemi un salto, ma vi alzate ogni tanto in piedi, no? Vi alzate in piedi, abbiamo l'Unice, la presidente dell'Unice, una donna eccezionale. Io ti darei sempre molto perché donna e bambini, la speranza che noi possiamo fare di più, partendo da Napoli. Io dico che se ci mettiamo insieme di più lo possiamo fare, perché Napoli, a differenza di quello che si pensa, è fatta di brave persone che amano i bambini, che amano la propria città e che vogliono che questa città cambi finalmente e diventi migliore di quella che è stata finora. Tutti noi ce la stiamo mettendo tutta, anche Angelo, tranquillo, pacifico, che ogni tanto tira fuori un fuoco d'artificio, ma lui lo fa per il bene, lo fa per quelli che soffrono e io non posso che dirgli grazie, continuo. Grazie a te, Alessandro Gatto, fotografo, il vincitore del Festival dei Voci di Napoli, Luca Sorrento, applausi, grande. Antonello Cuomo, il Venditti, il nostro Venditti, grande, grandissimo, anche a livello nazionale. E ancora, vado avanti, abbiamo la grande cantante, ti presenti da sola? Buonasera a tutti, signorino. E la mia compagna d'arte, signore e signori, la mia compagna, l'attrice Lucia Oreto. Dobbiamo dare un applauso. Un pezzo di grandi artisti, abbiamo Antonio Lanzetta, vedete, lui è stato anche premiato più volte e vi dico, quando parliamo di parti del sorriso parliamo di Antonio Lanzetta, qua ci scappa l'applauso, un pittore che insegna che con una mano, una sola mano, come si disegna e come si va avanti nella vita, qua ci scappa veramente l'applauso. Andiamo ancora avanti, il sindaco Luigi De Magistris, il nostro caro sindaco, ha delegato la consigliera, vuol fare un nome, ti chiami, dillo tu? Maria Caniglia, buonasera a tutti. Vuoi dire qualcosa? Assolutamente, questa serata spesso qualcuno, quando parliamo di Napoli, la definiamo capitale dell'umanità, storce il naso. Serate come queste dimostrano che in realtà siamo tanto e la nostra città, della nostra città, è questa, quindi non solo serate come queste, ma anche l'evento che qualche giorno fa c'è stato in onore di Alex, tanti giovanissimi come me si sono messi in fila, questa volta non per una serata, non per un vestito, non per una borsa, ma per cercare di donare e nella speranza di donare una vita ad un bambino. Quindi questa è la mia città e sono fiera di quello che fai. Grazie. Noi tutti presenti ringraziamo il sindaco Luigi
grandissimi, e ricordo che subito è stato premiato al premio Bacione del Sorriso e il giorno dopo ha chiamato per ringraziare della gioia che ha trovato in questo evento. Mi sa che domani chiamerà di nuovo. Grazie. Ce lo saluti. Applausi, mi insegui, è una vita che facciamo grandi cose. E ancora, andiamo ancora avanti, vedo un percussionista live, signore Rosario Scotti di Carlo, un grande. Facciamo un applauso, andiamo ancora avanti con Diego Magaglio, un attore, mi sembra veramente che non finisco mai questi personaggi. Attore che presto lo vediamo in scena, giusto? Sì, esatto, innanzitutto voglio ringraziare Angelo di cuore, noi ci conosciamo da molto tempo ed è sempre un fautore di questi eventi straordinari. Io ti ringrazio di cuore. Grazie a te. E dell'invito, nonostante la mia docente, sono venuto perché sono reduce anche da un'influenza, mi fa molto piacere. Grazie a te. Il 24 novembre ti aspetto al Teatro Bolivar, uno spettacolo di varietà, variando di varietà. Grande. Grazie. Ludovica Masucci, la mia valletta, la mia modella, anche lei non poteva mancare. Grazie. Tutti hanno lasciato il lavoro perché molte volte è importante avere un animo buono, essere sensibili, ma soprattutto far capire che nella vita noi possiamo dare di più, perché siamo napoletani e perché abbiamo un dono, quello che i nostri genitori ci hanno trasmesso, e quindi dobbiamo andare avanti perché siamo un popolo meraviglioso. Sicuramente, Angelo, ti ringrazio per avermi invitata a questa splendida serata, ho lasciato tutto per correre da te. Vedo Ludo, vieni Ludo. Mr. Heidi, signori, vai! Grazie a tutti. Anche lui con noi, vedo veramente tanti amici. Lorenzo Crea! Lorenzo, rimani qua ancora. Lorenzo, lui è festeggiato, viene anche da un grandissimo evento ultimamente. L'evento più importante è quello di cercare di dare di più. Chi ha di più deve dare di più. Purtroppo ho sentito che a inizio serata è stato giustamente e doverosamente fatto un saluto a un amico caro che purtroppo qualche ora fa ci ha lasciato, Mario Barone. Quindi non mi sento di dire nient'altro che godetevi la vita, perché come purtroppo questi episodi insegnano, la vita è un soffio. Se avete un minuto di tempo, dedicatelo a chiamate, date un abbraccio, date un bacio, valorizzate ogni istante, perché la vita è un soffio. Spesso ci lamentiamo di cazzate, scusatemi il termine, invece dovremmo iniziare ad apprezzare un po' di più quelle piccole cose che tanto piccole non sono. Grazie Lorenzo, e grazie Lorenzo. Ancora andiamo avanti, Davide Guida, anche lui da tanti anni un caro amico, abbiamo girato tanti film insieme, prossimamente ci sarà anche un nuovo film, e abbiamo anche l'attrice Flora, vieni qua Flora. Grazie, ciao, grazie Angelo di questo invito, è un piacere essere qui con voi, grazie. Ah, figurati, il piacere mio. Andiamo ancora avanti, vedo tanti personaggi, con questa telecamera, di come ti chiami, di? Maurizio. Da quale emittente? Per Campania Felix. Campania Felix, ecco, queste sono interviste a volo volo. E signori, qua scatta un grande applauso. Qua scatta un grande attore, umile, semplice, quest'anno è stato ambasciatore del sorriso. Signori e signori, io lo dissi anche l'altra volta, i grandi attori non si devono ricordare, si devono ricordare adesso. Lui è Gigi Savoia! Applausi! Quanti film, quante critiche! È un patrimonio di Napoli! Grazie, sei sempre esagerato. No, ma è così, la tua umiltà è la nostra grandezza. Grazie a tutti. Andiamo ancora avanti, Anche lui qui è un maestro della chitarra, giusto? Giovanni De Lorenzi. Applausi, andiamo con... Guarda, siamo orgogliosi veramente di avere una persona come te che riesce a coinvolgerci in situazioni veramente che ci nobilitano. Complimenti, e vai avanti sempre così. Capriamenti appoggerà sempre e sarà sempre a tuo piano. Grazie Capriamenti. E ancora vedo il procuratore di calcio. Vieni, presentati da solo. Martino Scibile, buonasera a tutti e complimenti per la manifestazione. Piacere essere presente qui e speriamo di rivederci per la prossima volta. C'è anche l'amico attore, tanto Morra, lui è attore, presentati. Salve a tutti, buonasera, sono Nando Morra, è veramente un grande piacere essere qui, invitato da Angelo. È un bellissimo evento, complimenti. Grazie a te. Vediamo ancora tanti personaggi, ma ehi, è veramente davanti in giù, non poteva mancare. Salvatore Cisonna!
un modo per cui mancare a parte il sorriso, è il nostro pane quotidiano, quindi un sorriso lunga la vita. Tanti bei sorrisi a tutti. Ma la cosa più bella è che il sorriso napoletano è una cosa magica, perché come sorriso napoletano ci si immagina appunto Totò, Edoardo De Filippi. Immaginate un po' come sorridevano loro, il mondo ci invidia. Il sorriso è contagioso, poi il napoletano ancora di più. Tu metti un napoletano a Milano, stai sicuro che dopo 10 minuti più un milanese che parla napoletano. È giusto. O un milanese che parla milanese. È giusto. Applausi, applausi. Poi dopo mi sa che ci divertiamo. Vogliamo una cosa, Lucio. Grazie per i figli del futuro, complimenti a te per questo grosso evento, posso diventare quando prima internazionale, come eri di tu, come tu stai. Un saluto a Elda che sta laggiù, ciao Elda, saluto i miei amici e colleghi, ragazzi, è una serata che deve essere veramente bellissima, ma purtroppo la notizia di Maio oggi e quella di ieri di Carlo Giuffrè che ci ha dato un'altra botta al Teatro Napoletano ci costringe a stare un po' con un po' di resistenza addosso, però come si dice, purtroppo la vita continua e se noi dello spettacolo siamo abituati, resta il nostro grande ricordo per questi due nomi e il grande Angelo Pellegrino per la sua manifestazione con il suo evento. Grazie ancora, buon proseguimento a tutti. Applausi a Lucio, grazie a te Lucio, un pittore delle velocità, grande Giovellone, complimenti, grazie. Un saluto veloce. Innanzitutto ringrazio per la serata, che le tue serate sono sempre bellissime e fa sempre piacere partecipare. Grazie. Grazie a te, ancora! Tu sei quella degli artisti che è lei. Lei, Fabiana, vuoi dire una cosa? Sicuramente tutto quello che tu organizzi va alla grande e poi c'è sempre uno scopo benefico e uno scopo intelligente, perché Angelo è un ragazzo intelligente. Grazie Fabiana, grazie. Grazietta dello spettacolo. Grazie Angelo, grazie, buonasera a tutti e stasera il tuo merito, oltre che per la riuscita dell'evento, ma nel mantenere il sorriso che regaliamo in questo caso a Mario, oltre a tutte le persone che stasera sono qui. E facciamo ci sei riuscito. Sì, il fidanzato ufficiale di Edda Cioffi, quello non ufficiale dove sta, lo stiamo cercando, stiamo scherzando, è per ridere. Fatto apposta per fare una risata anche io, è per ridere. Allora, vedevo ancora Nando Variale, no, cioè, vedete chi è Nando Variale. Vabbè, lo sai un po' come i calciatori, chi non va allo stadio non conosce i calciatori, chi non va a terra, vabbè, insomma, grazie a tutti, farei, ci abbiamo cose che non ci conoscono tutti, ma il problema è che la manca a casa mia, sanno, dunque, non è una novità, guarda, grazie. No, vedo ancora altri amici, ma sono tanti, io non riesco, un po' di tempo. Con le stelle, programma Rai, signori e signori, accogliamo con un grosso applauso Salvatore Ciccone e Maria Girotta. Eccoli qua, voglio sentire le mani, sono piccoli ma sono campioni.
applausi, voglio sentire le mani, sono campioni nati a Napoli, la cosa più bella, lungo il campionato europeo. Complimenti, campioni mondiali. Eccoci qua, facciamo una foto insieme. C'è Angelo Di Gennaro, sempre un simpaticone. Grande Angelo. Ok, complimenti e continuate. Allora, si parlava di balli e a questo punto, prima abbiamo detto da Ballando con le Stelle, il programma Rai.
Applausi, grande Antonello, grandissimo. Grande, grande, lui ormai sei ovunque, giusto? Sono ovunque. In tutte le TV nazionali, Canale 5, Rai 1, Rai 2, mai tutte. Dappertutto, grazie a Dio. Bella serata, sei contento? Anzi, volevo dire una cosa, stasera ho ritrovato Angelo Di Gennaro, ho iniziato con lui, con questa canzone, ti ricordi Angelo? Ti ricordi? Grande Angelo! Testimonianza, testimonianza! Mi portava in giro a cantare questa canzone, cioè è uguale. Insomma, ti ringrazio, grazie a tutti e spero di vedervi presto. Grazie ancora! Noi parlavamo di sosia, no? Di venditti, parlavamo di trasmissioni su Rai 1, Rai 2. Ecco, e perché non chiamare qua? Emanuela, vogliamo fare un applauso alla nostra danzatrice, presentatrice. Grazie Angelo, grazie tante dell'opportunità. Non ti preoccupare. Allora, dicevo, a Napoli abbiamo l'imitatore ufficiale di Renato Zero. Diversamente dalla RAI, signor Renato Rino Zero, eccolo qua, dove sei? Eccolo qua, sempre a Rodolfo Napoletano. Buonasera a tutti, buonasera, onorato di essere qua stasera per una causa così importante organizzata dal nostro carissimo Angelo. Grazie e onorato di presenziare in mezzo a voi. Bravo. Vorrei che questi attimi, questi minuti, questi giorni, queste ore, questi anni siano per noi i migliori e quindi i migliori anni della nostra vita e lo voglio dedicare a tutti voi che siamo presenti qua. Grazie. Come la cancello, questi soldi resteranno.
considerato molto bravo. Grazie. Faccio una mia registrazione del Rondò Veneziano, se mi va di seguirmi su YouTube. Io ho fatto delle uscite musicali, mi fa piacere il vostro seguito e faccio un applauso a voi perché siete un pubblico caloroso.
Insieme, lo dedichiamo a tutti voi, ma in modo particolare lo dedico al nostro amico Mario, che purtroppo non c'è più, veramente mi sento dedicato a lui questa canzone. Grazie. Grazie Ludo, grazie Angelo, grazie Rocco.
Allora,